Buongiorno, questo è Daily Prime Pagine, il podcast dell'ANSA per dare un'occhiata ai titoli e alle notizie delle prime pagine dei principali quotidiani nazionali e approfondire i temi più interessanti con la lettura di un articolo di giornalisti e giornaliste della prima agenzia di stampa italiana. Oggi è il 10 gennaio 2024 e questa edizione è curata da Gabriele Santoro. Il primo via libera all'abuso d'ufficio da parte del Senato è l'argomento principale oggi sulle prime pagine dei quotidiani italiani, ma c'è anche il sì alla revisione del processo per la strage di Erba e le tensioni nella maggioranza con la sospensione di Pozzolo, l'indagine su Sgarbi e un presunto quadro rubato e il crack dell'ex società di Santanchè. Dall'estero, il nuovo primo ministro francese Gabriel Attal, scelto a soli 34 anni dal presidente Macron, e la missione in Medio Oriente del segretario di Stato americano Anthony Blinken. Iniziamo da Repubblica, che apre sull'abuso d'ufficio. Colpo di spugna, il grande titolo di prima pagina. La maggioranza e Renzi cancellano il reato che punisce i pubblici ufficiali. Primo voto in Commissione Giustizia al Senato. Attenuato anche il traffico di influenze, che resta il vero obiettivo, secondo Repubblica. A rischio le inchieste sulla Inver di Verdini e su Grillo. C'è anche un'intervista al deputato Pozzolo, protagonista della festa con sparo di Capodanno. Dice Pozzolo: so chi ha sparato, ma lo dirò solo ai PM. Non sono un pistolero. Non sono stato io a far partire il colpo quella notte, dice nell'intervista. Le cose sono andate diversamente da come sono state raccontate finora. Sul Corriere della Sera invece ci concentriamo sugli esteri. Il titolo di spalla: USA in pressing su Netanyahu, troppi civili uccisi a Gaza. Continuano la missione in Medio Oriente di Blinken, dice il Corriere, e le pressioni americane sulle autorità israeliane per il numero eccessivo di vittime civili a Gaza, ma la trattativa tra il premier israeliano Netanyahu e il segretario di Stato americano non porta ancora risultati. Intanto le tensioni con Hezbollah. Sulla Stampa l'apertura sempre sull'abuso d'ufficio, ma anche su inchieste. Il governo sbanda, il titolo in prima pagina. Fallita l'ex società di Santanchè e Sgarbi indagato per riciclaggio. E nelle pagine interne troviamo due pagine su questi argomenti. C'è un'intervista al sottosegretario ai beni culturali che dice: la tela è mia, quella rubata è una copia, il ministro è il primo ad avercela con me, dice Sgarbi, facendo riferimento al ministro San Giuliano. Sulla pagina accanto invece si parla di Santanchè con un titolo, con un gioco di parole: Santancrack, disposto il fallimento di Key Group, società che in passato è stata gestita dalla ministra di Fratelli d'Italia. Lei però replica: non mi riguarda, non ho più alcun ruolo, ma il prossimo passo, dice il giornale, può essere l'accusa di bancarotta. Cambiamo argomento, passando al Sole 24 Ore. Concordato fiscale. Ecco come cambia la riforma tributaria. Il via libera del Senato sarà condizionato all'irrilevanza del voto nelle pagelle fiscali. Forbice al 10% sulla proposta del fisco, dice ancora il quotidiano economico. Pressing per avere più tempo per la risposta. Parliamo invece di Francia dalla prima pagina del quotidiano nazionale. L'ora di Attal, giovane delfino di Macron. Devo tutto a Macron, francesi contate su di me, dice il nuovo premier che ha soli 34 anni ed è il premier più giovane, sottolinea il QN, della storia di Francia, e sembra ancora un adolescente, sottolinea il giornale. È sulla prima pagina del Messaggero invece grande spazio alla cronaca: strage di Erba, la nuova pista. La Corte d'Appello di Brescia apre alla revisione del processo a Olindo e Rosa. In aula a marzo l'ipotesi alternativa: mattanza legata allo spaccio. Il procuratore Tarfù: quelle prove non reggevano. E proprio su quest'ultimo tema leggiamo il servizio ANSA di Stefano Rottigni. Strage di Erba, a marzo si decide per la revisione del processo. Si riaprono i giochi per la strage di Erba. Quattro le vittime, tra cui un bambino di 2 anni, uccisi l'11 dicembre del 2006 e per la cui morte sono stati condannati all'ergastolo e a 3 anni di isolamento diurno i coniugi Olindo Romano e Rosa Bazzi. A quasi 18 anni dall'eccidio nel comune del Comasco, ora i giudici della Corte d'Appello di Brescia hanno deciso che sia discussa l'istanza presentata dai loro avvocati, con cui si chiede la revisione della sentenza di condanna. Con quello dei legali, però, sarà discusso anche il ricorso del sostituto
l'avvocato procuratore generale di Milano, Kuno Tarfusser, la cui iniziativa era stata ritenuta improvvida e fuori dalle regole dal capo del suo ufficio, Francesca Nanni, che aveva dato parere negativo trasmettendola a Brescia. Tarfusser, ora sotto procedimento disciplinare per questo, manifesta un'enorme soddisfazione professionale, mentre la decisione dei giudici bresciani lo ripaga di alcune negatività che ho subito, ma in linea con quanto ho sempre fortemente creduto, ha dichiarato. Olindo e Rosa, vicini di casa di Raffaella Castagna e di suo figlio Youssef, di soli 2 anni, uccisi nella strage a coltellate e con una barra di ferro, come la madre della donna, Paola Galli, e una loro vicina di casa, Valeria Cherubini, confessarono inizialmente di essere gli autori dell'eccidio, motivandolo con la rabbia per le continue liti e vessazioni da parte di Raffaella e di suo marito Azuz Marzouk. Quest'ultimo poi fu arrestato per spaccio e nel processo manifestò improvvisamente dubbi sulla colpevolezza della coppia. Alla mattanza sopravvisse solo Mario Frigerio, marito della Cherubini, nonostante una profonda ferita alla gola. Fu lui a riconoscere tra il fumo e le fiamme davanti alla porta dell'appartamento dei Castagna, a cui era stato dato fuoco, Olindo Romano. Un riconoscimento effettuato anche in dibattimento quando Frigerio, che morì alcuni anni dopo, si trovò faccia a faccia con gli imputati. Gli avvocati Fabio Schembri e Nino D'Ascola per Olindo e Luisa Bordeaux e Patrizia Morello per Rosa Bazzi puntano su nuovi testimoni e una serie corposa di consulenze alla base della richiesta di revisione della sentenza. Uno di questi, mai sentito all'epoca dei fatti per i difensori della coppia, è un uomo che abitava nella casa della strage legato ad Azuz Marzouk. L'uomo aveva riferito di una faida con un gruppo rivale nella quale anche lui fu ferito e aveva sostenuto che la casa della strage era la base dello spaccio che veniva effettuato nella vicina piazza del mercato e il posto dove erano depositati gli incassi. Questa per lui l'origine della strage, non l'odio dei coniugi. Altro testimone citato dalla difesa è un ex carabiniere che riferisce delle indagini e delle parti mancanti del 50% dei momenti topici delle intercettazioni. Le consulenze sostengono l'incompatibilità con la ricostruzione della strage fatta dai coniugi e poi ritrattata con quella emersa dalle indagini. Un elaborato riguarda la testimonianza di Mario Frigerio, diventato principale testimone dell'accusa, che riconobbe Olindo in aula. Una versione in dibattimento che per i legali contrasterebbe con quanto dichiarato da Frigerio nell'immediatezza nel letto d'ospedale. Anche la ricostruzione nelle sentenze della morte della moglie di Frigerio, Valeria Cherubini, contrasterebbe con quella emersa dalle loro consulenze. Sulle novità di queste prove e se queste possano portare al proscioglimento degli imputati, sono queste le condizioni necessarie, la Corte d'Appello di Brescia potrà decidere se riaprire un processo con l'acquisizione dei nuovi elementi oppure respingere le istanze che sono state complessivamente 3, compresa quella del tutore di Olindo e Rosa, l'avvocato Diego Soddu. Giuseppe Castagna, che nella strage di Erba perse madre, sorella e nipotino, non è scosso dalla decisione di far discutere l'istanza. Possono cercare in tutti i modi, ma non troveranno mai un'altra verità, spiega e aggiunge: ogni volta che ci arrivavano notizie di iniziative della difesa o mediatiche, provavamo dolore, ora è quasi noia. Siamo stati anche attaccati personalmente. Per gli aggiornamenti su queste notizie, per le top news e gli approfondimenti su tutti i temi del giorno, andate su ansa.it e ricordatevi di seguire il podcast Ansa Daily sulla piattaforma su cui ci ascoltate. Per oggi con Daily Prime Pagine è tutto. Vi saluto augurandovi una serena giornata.